Il giovane direttore dell'Istituto Cervantes è arrivato a dirigere questa importante istituzione, ma è stato amico e vicino all'Italia a partire dall'inizio di questo millennio. E sempre in coincidenza con quello che motiva questo libro, che è il tema giubilare, perché nel 2000, in occasione del grande giubileo, egli era arrivato qui come giovane pieno di speranze per fare un reportage fotografico sulla Roma per guida del pellegrino. Quindi l'idea di una guida che rendesse Italia e Spagna, nel nome di Dio, una sola nazione, una sola patria, albergava in lui già da quel momento. Arrivato qua si è trovato con un'accelerazione di quello che inizialmente, a partire dal primo giubileo del 1300 di Bonifacio VIII, fu stabilito come una più veloce ritualità di passaggio da un giubileo all'altro. Prima 100 anni, poi 50, poi 25, a seconda che i papi accelerassero la volontà di testimoniare qualcosa, e finalmente questo papa, che in segno di discontinuità sceglie di chiamarsi Francesco, scelta apparentemente facilissima, perché della necessità che ogni papa ha di ispirarsi a un santo certo, è evidente che per 700 anni i papi hanno evitato di chiamarsi Francesco, nonostante che sia un santo non discusso, il patrono d'Italia, non ha avuto le vicende tristi di San Giuseppe che ha perso la sua primazia come simbolo della paternità e oggi è una festa senza festa. E invece il 4 ottobre il patrono d'Italia viene celebrato e quindi sembrerebbe naturale che da Pietro in avanti qualunque papa potesse chiamarsi Francesco I, II, XX, XXX, tutti hanno eluso quel santo. Chissà perché. Forse perché temevano di ridurre gli spazi cardinalizi da 500 metri quadri a 50, ovvero qualcosa che avrebbe limitato la pompa in cui un cardinale si rappresentava fino all'arrivo di questo papa. Fatto sta che, come primo atto di discontinuità, egli segnala la scelta del più importante santo italiano, del santo del dialogo anche con il mondo musulmano, dell'incontro con il sultano di Babilonia, e spaventa solo scegliendo il nome di Francesco. È una cosa che mi ha sempre fatto pensare a quel realismo quasi caravaggesco che ispira i movimenti di questo papa, il quale tra gli atti più rappresentativi del suo mandato breve ma intenso, ha fatto anche un gesto senza precedenti, è andato direttamente dal suo ottico, che è anche il mio, a farsi fare gli occhiali. Come dire, non posso mandare un assistente perché i miei occhi sono quelli, se mando un altro saranno i suoi occhi e quindi vedrò con una lente diversa da quella che serve a me. In questo atto di realismo assoluto c'è una capacità di significare qualcosa che ha turbato i più conservatori nel mondo della Chiesa, ma ha portato una quantità di fedeli e di infedeli, soprattutto di non credenti, a guardare con maggior rispetto la Chiesa, a vantaggio anche dei conservatori, come una sorta di eterogenesi dei fini. Quanto più egli sembra desacralizzare la ritualità della Chiesa, quanto più egli sembra liberarsi da ogni orpello e perfino dai grandi spazi delle stanze di un papa, tanto più il mondo guarda la Chiesa con maggiore rispetto. Quindi forse i conservatori hanno trovato un papa più conservatore dei valori spirituali in Francesco I, in Francesco, che non nel conservatore naturale, che negli atti, negli atteggiamenti, nella scelta di vita, nella intelligenza luminosa è stato Benedetto XVI. Ma questa considerazione è fatta semplicemente perché nel momento in cui lui stabilisce questa discontinuità, decide di aprire un anno giubilare. Non era previsto, con un'accelerazione non utile neppure alle preparazioni che in tempi di grande disagio e con un sindaco inetto rendevano la città, come tuttora è, in balia di un'assenza totale di controllo politico e anche di capacità di amministrazione di vari settori, compresi quelli appunto legati alla politica, ma indirettamente, come tutte le aziende collegate al comune. E quindi avrebbe suggerito a un papa che non credesse nella provvidenza divina di aspettare, di lasciar correre, e invece i suoi due gesti, anche qui di un realismo tale da
restituirgli perfino il potere temporale, oltre a quello dell'ottico, sono la destituzione di un sindaco inetto. A lui si deve, a fronte della domanda impossibile, qualunque persona di potere, e soprattutto di potere ecclesiastico, non risponde alla domanda: lei ha invitato il sindaco Marino? Perché la domanda richiede una risposta del protocollo, del cerimoniale, il padre non sa neppure, non può essere lui. E invece lui assume direttamente la risposta e con un realismo senza precedenti dice: io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? Nel momento in cui si lasciarlo a Roma, dove l'aveva visto fino al giorno prima, si è ritrovato davanti in America, dice: non ne posso più rivedere questo che mi insegue e mi dà il tormento di Dio. E quindi ha prima di tutto risolto il problema temporale e poi ha dato il via a quel giubileo che ha una necessità interiore nell'autore della guida, in Sergio Rodriguez, perché nella sua introduzione, indipendentemente dai tempi reali di stampa, che immagino siano più vicini a queste settimane, vuole indicare con molta precisione il luogo e il giorno in cui questo libro viene dato alle stampe. Villa Frontoni, 8 di dicembre del 2015. 8 di dicembre è il giorno dell'Immacolata Concezione ed è l'inizio dell'anno giubilare. Egli vuole che per la seconda volta ciò che egli ha pensato nel nesso profondo fra la sua patria e la nostra abbia la luce del giubileo. Quindi solo due pubblicazioni giubilari, in un segno di fede che non corrisponde alla scelta individuale di chi crede, ma alla convinzione profonda che le radici cristiane sono valori assoluti e imprescindibili, che soltanto un mondo che rinuncia a quelle radici potrà essere vittima della violenza che viene da ogni parte contro il mondo cristiano, rendendo continuamente martiri i cristiani. Soltanto questo dovrebbe renderci amici di questa Chiesa e ribadire che, così come volevano i papi, fino all'ultimo, la Costituzione europea dovesse avere nel suo preambolo le radici cristiane, che non ha, cosa abbastanza inquietante, e il tentativo di laicizzare anche la nostra Costituzione confligge contro la natura cristiana della nostra civiltà, indicata in modo perentorio da un laico come Benedetto Croce nella formula «non possiamo non dirci cristiani». Le indicazioni di Olivetti per una nuova società non possono prescindere dalle radici cristiane, addirittura cattoliche. Quella è la concezione di Olivetti, indicata in fondamenti necessari di radici culturali cristiane. E tutto questo sembra invece improvvisamente dissolto in una specie di nebbia di laicismo dogmatico che induce a vergognarsi di essere cristiani. Non è certo quello che fa il nostro direttore Rodriguez e non è certo quello che pensano le persone che hanno consapevolezza dei valori profondi. Tant'è che soltanto riflettere quello che è accaduto in Italia dal 1942, ormai nell'imminenza della caduta del fascismo, verso la nuova Costituzione di 6 anni dopo, un partito che ha garantito sostanzialmente, al di là di molte questioni che investono un'economia disperata e distruttiva, così come è stato fatto con speculazioni selvagge, ma questo riguarda un'economia inconsapevole, la politica italiana è stata regolata per molti anni con equilibrio e con rispetto delle diverse componenti di un'area, diciamo, centrista, non moderata, ma ampia, pentapartitica, come si è detto, da un partito che si chiamava, senza vergogna e senza timore di essere un partito laico, Democrazia Cristiana. Ce lo siamo quasi dimenticati. Poi è tornato a essere Partito Popolare per volontà di qualche falso riformista, ma Democrazia Cristiana non voleva dire che i democristiani erano succubi del potere della Chiesa, semplicemente che erano cristiani. Non potevano non esserlo, lo erano nelle scelte, nei comportamenti, nella visione del mondo, in qualunque azione facessero, anche fossero stati atei, perché sarebbero stati atei del Dio cristiano, non di un Dio astratto, remoto, onirico, che viene immaginato dai giovani in una dimensione orientale, una specie di figura che sta dentro di noi. No, noi se fossimo e se siamo, se possiamo essere anche non credenti, siamo comunque cristiani. Detto questo, mi sembra che l'indicazione giubilare di questa guida sia particolarmente importante perché inizia proprio da qui a indicare un itinerario che stringe potentemente le due nazioni, perché il monumento che consacra la figura della Vergine nella sua Immacolata Concezione, che è qui davanti, è stato voluto dalla Spagna. Nel 1854 il dogma, già anticipato nella sensibilità di alcuni papi e nella consapevolezza della Chiesa della Immacolata Concezione,
diventa un dogma e viene consacrato dal Papa nel 1857, benedicendo la colonna qui antistante. Quindi già di qua, il nesso fra questo palazzo e quella colonna indica quale centralità, con la scultura dell'Immacolata Concezione, con l'erezione di quella colonna, si vuol dare a una colonna che è simbolo di ciò che sostiene la Chiesa. E quindi quella colonna è qui davanti, quella colonna è come Francesco è nell'iconografia francescana di Giotto, la colonna che sostiene la Chiesa, con la spalla, negli affreschi di Giotto, la Chiesa è sostenuta, mentre Innocenzo III dorme, da un santo capace, come questo Papa, di rinnovare una fede profonda e che investe il popolo. E infatti su questo il libro, che è ricco di suggestioni e di stimoli, che si manifesta come una guida, ma non pedissequa, ma una guida orientata da un pensiero e da una visione, indica la Chiesa della solennità, la Chiesa di questa colonna, la Chiesa della pompa e della dimostrazione che Dio è con noi anche nella liturgia e nei riti, e poi una Chiesa del popolo. Tanto che vorrei introdurre alcuni commenti alle osservazioni, alle chiose sulle chiese di Roma, con questa divertente filastrocca che investe le donne zitelle nel desiderio di raggiungere la stabilità di un matrimonio vero, non le finte unioni civili incomprensibili, perché il matrimonio se è un sacramento. Chi non crede al sacramento, invece di sposarsi, faccia altro, venga a creare pasticci ridicoli di parlamenti incompetenti che fanno unioni civili per mimare il rapporto fra uomo e donna nell'impossibilità del concepimento, per andare a trovare dei bambini in giro per il mondo, una cosa che è talmente idiota che non richiede una posizione oscurantista o progressista, è irrazionale, è insensata. Cioè, io credo, ve l'immaginate Pasolini che si sposa? Perché si deve sposare? Uno è serenamente gay o tormentatamente gay, senza bisogno di consacrare e regolarizzare i suoi sentimenti e le sue emozioni, mimando il matrimonio, che è quello che ha la sua luce in Giuseppe e Maria, e comunque in un uomo che è padre, in una donna che è madre. Senza bisogno invece viene minacciato il presepe, l'albero di Natale, qualunque cosa, il Gesù, il crocifisso nelle scuole. Un mondo senza un minimo di sensatezza, non perché noi dobbiamo essere succubi della Chiesa, ma perché quelle credenze rappresentano la nostra natura, la nostra formazione, il nostro essere. E allora questa bella filastrocca è a San Pasquale Bailon e dice: San Pasquale Bailonne, protettore delle donne, detrovatemi un marito bianco, rosso e colorito, ma di certo a voi uguale, o glorioso San Pasquale. Ecco, questa meraviglia del tentativo di ottenere dal santo la possibilità di trovare un marito è la dimensione popolare, ingenua, candida, quella dei pellegrini che vediamo inginocchiati con i piedi sporchi davanti alla Madonna di Loreto, dei pellegrini della chiesa di Sant'Agostino di Caravaggio, quel mondo che è il mondo reale di chi sente la fede come una condizione ineludibile. Quanto più un uomo è povero, tanto più sente che Dio c'è. Quanto più un uomo invece è pieno di farfalle nella testa, inventa qualunque demonizzazione, che è quella che poi ha portato il famoso teologo della XVI poesia dei fiori del male, Baudelaire, a perdere la testa perché sentiva di essere più capace di comprendere Dio, più grande di Dio, e improvvisamente diventa pazzo. È meravigliosa l'idea che chi è più ingenuo più sente Dio. Ma in tutto questo il libro indica una serie di collegamenti che hanno, prima della mia, una introduzione, una recensione particolarmente efficace e faconda, è scritta in uno spagnolo che sembra diretto e non tradotto, dall'amico che ha voluto sostenere questa impresa, Emanuele, Francesco Maria Emanuele, che scopro oggi barone di Culcasi, comunque in questa spagnolesca identità aristocratica, e gli scrive delle cose di grande intelligenza e grande perfezione che indicano il senso del libro, che lo stesso autore non ha così chiaro a se stesso. È più chiaro a Emanuele quello che ha voluto fare Rodriguez di quanto non sia Rodriguez stesso, il quale nella sua dolcezza e timidezza ha rappresentato come delle indicazioni utili ai pellegrini, ma senza arrivare alla radice che è indicata in maniera molto efficace da Emanuele quando scrive: come già ha scritto Petronio nel primo secolo, il territorio di Roma è così pieno della presenza divina
al punto che si incontra più facilmente Dio che l'uomo. Impressionante aver recuperato una frase come quella e sentire la luminosità di Roma come luogo prima della grande civiltà romana e poi inevitabilmente della civiltà cristiana dà il senso di quel percorso che ha visto già uno dei grandi imperatori romani unire Spagna e Italia, Spagna e Roma, ed è Traiano. E ancora nel percorso di interpretazione di Emanuele Emanuele c'è quello che ha fatto, quello che sta facendo, la ragione per cui questa guida è nata, l'intenzione per la quale Rodriguez ha deciso che era suo compito inventariare e indicare ogni tappa, ogni percorso di uno spagnolo e non solo di uno spagnolo a Roma. Cioè, sarà un poco come invitare i pellegrini spagnoli a una specie di molto fascinosa caccia al tesoro attraverso l'esplorazione e lo scoprimento della Roma spagnola. E qui appunto l'indicazione di questa caccia al tesoro è il senso di un libro che quando mi è arrivato io ho guardato con sommo stupore perché ho verificato una serie di collegamenti di chiese e di artisti con la Spagna che avevo in qualche modo sottovalutato. Uno pensa ai grandi artisti italiani, pensa ai grandi spagnoli come Velázquez e Ribera, ne pensa come ospiti, e invece spagnolo è anche Bernini. Non per caso nel luogo dove siamo ci sono due delle più belle sculture di Bernini, l'anima beata e l'anima dannata, che stanno proprio qui. Quindi c'è una natura perfino in questo grandissimo scultore italiano che ci fa pensare che quando entriamo nella chiesa dove lui ha lasciato la sua opera più importante siamo in terra di Spagna ed è Santa Maria della Vittoria. E così il percorso che lui fa, e lo vedremo partitamente, sia pure senza poter fare un saggio e una rappresentazione attraverso le immagini delle tante cose che egli ha scoperto con noi italiane e spagnole, mi sembra importante che il poeta grande, il più grande poeta spagnolo a cui è legato l'istituto che Rodriguez dirige, 7 anni dopo la morte di Caravaggio, innalzi i suoi versi in un sonetto a Roma, facendone sentire una grandezza imponente e tale che per uno spagnolo che viene a Roma è come non essersi allontanati dalla Spagna, è come stare in una continuazione di quel territorio. Dice: «O grande, o poderosa, o sacrosanta, alma città di Roma, a te mi inclino, devoto, umile e nuovo pellegrino, per ammirare tanta bellezza». Quindi i versi che indica Cervantes sono quelli che hanno indirizzato come una guida, come uno spirito che, ritrovando il proprio nome in quell'istituto, si è in qualche modo incarnato nel nostro direttore che ha voluto indicare il percorso tracciato da Cervantes. E allora, come è costruito questo libro? È costruito con una serie di riferimenti che meritano di essere sottolineati, a parte le presenze spagnole, il mondo latinoamericano, che irrompono e contribuiscono attraverso le presenze di monumenti di cardinali, di vescovi nella grande chiesa di San Pietro in Vaticano. L'articolazione del libro è, la parte prima, una fede vivida, chiese vincolate alla Spagna. E così apprendiamo che queste chiese che hanno un collegamento con la Spagna sono la chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, la chiesa di San Pietro in Montorio, dove c'è il meraviglioso tempietto di Bramante, che io ho sempre sentito come una delle più alte espressioni della civiltà italiana. E invece anche lì, tant'è che l'istituto spagnolo che si affianca a San Pietro in Montorio indica una pertinenza di quella nazione. E ancora chiesa di San Giovanni Calibita. E poi la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, che è il più formidabile, sintetico e piccolo nelle dimensioni, ma enorme nella concezione, santuario del barocco di Borromini. Continua con la chiesa dei Santi Ildefonso e Tommaso di Villanova, con la chiesa dei Santi 40 Martiri e San Pasquale Bailon e con la chiesa di Santa Maria delle Pace ai Parioli. Ci sono poi alcune chiese che sono indirettamente collegate al mondo spagnolo in virtù del loro nesso con il mondo latinoamericano e filippino. E allora ecco che, non per caso, in piazza Buenos Aires c'è la chiesa madre del nostro Papa, che è la chiesa di Santa Maria Addolorata, piazza Buenos Aires. Ancora della stessa dimensione sono una meravigliosa chiesa con gli affreschi di Raffaello
il chiostro di Bramante, indicato anche da Emanuele come un chiostro imperdibile, e la facciata di Pietro da Cortona della chiesa di Santa Maria della Pace, e ancora la chiesa di Santa Maria in Via, di Santa Pudenziana al Viminale, di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, della Nostra Signora di Guadalupe, di San Filippo in Via Aurelia, di Santa Maria della Luce e di Santa Anastasia al Palatino. Poi ci sono antiche chiese vincolate alla Spagna, tra le più antiche anche di fabbrica quattrocentesca, come quella del Sacro Cuore a Piazza Navona, attigua a San Giacomo degli Spagnoli e San Ildefonso degli Spagnoli, e di Trinità degli Spagnoli. Poi c'è, più ancora legata alla dimensione della presenza e della committenza spagnola, la parte seconda con la fede ricordata e le chiese fondate dagli spagnoli, volute dagli spagnoli, non solo legate a loro, che sono San Lorenzo in Damaso. E perché? Perché Damaso era il Papa e Lorenzo è il santo spagnolo che patisce il martirio memorabile, uno dei primi santi della Chiesa, e viene messo sulla graticola. Tale è lo humor di questo meraviglioso santo che accetta il martirio da Valeriano, che quando sta sulla graticola, racconta il nostro direttore, e io ricordo in tante volte che ho studiato quel santo, e dice: qui sono cotto, giratemi che mi cuocio anche dall'altra parte, come dire, non ho paura di voi, cuocetemi fino in fondo, un martirio che è delizia perché avvicina alla presenza di Dio. E poi ancora Santa Maria di Porte Paradisi, Santissimo Nome di Gesù all'Argentina, Santa Maria della Scala, Santissimo Sacramento delle Cinque Piaghe, San Lorenzo in Fonte. Poi vi sono altre chiese in qualche modo vincolate alla Spagna, il patronato reale per Santa Maria Maggiore e per la Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all'Aventino. Poi illustri spagnoli sono sepolti in altre chiese, e qui allora si indica la chiesa di San Lorenzo fuori le mura, di San Callistro, di Santa Maria sopra Minerva, la chiesa in cui c'è il meraviglioso Cristo di Michelangelo, Santa Sabina all'Aventino, Santa Maria dell'Anima, che sembrerebbe legata al mondo tedesco, è una chiesa tedesca, ma all'interno ha importanti e ricordati monumenti a spagnoli. San Silvestro in Monte Compatri, San Pantaleo, Sacro Cuore di Gesù a Via Piave. Poi vincoli con santi e ordini spagnoli, quindi la ricerca è anche andata a vedere dove ci fosse un collegamento di quella chiesa di fondazione romana con santi che in qualche modo sugli altari o nella loro presenza come tombe in quella chiesa avevano collegamento con Sant'Agostino in Campo Marzio, con Santa Caterina dei Funari, dove abbiamo un mirabilissimo dipinto giovanile di Annibale Carracci, con San Giuseppe a Capo le Case, Santa Maria della Vittoria. Ecco la chiesa dove noi vediamo quel monumento sublime di Bernini, che sembra in qualche misura, mi pare che egli lo ricordi, farci vedere che nel rappresentare l'immagine della santa, l'artista intercetta non il suo corpo in questa dimensione di estasi e di esaltazione per il rapporto con Dio, ma l'anima. Quella scultura è una scultura dell'anima, non è una scultura del corpo che si agita sotto quei grandi panneggi. E voi sapete bene che Bernini ha voluto anche immaginare l'architettura di quella cappella, facendo scendere dal cielo una luce che poi intercetta dei raggi dorati che scendono fino al corpo della santa. È un'immagine di assoluta spiritualità, e quindi dobbiamo anch'esso in qualche modo legarla al mondo spagnolo. Così la chiesa di Sant'Egidio, Sant'Isidoro a Capo le Case, San Francesco di Paola ai Monti, Sant'Antonio in Campo Marzio, San Pancrazio, San Bonaventura al Palatino, Santa Maria della Mercede e Sant'Adriano. Poi contributi insignificativi di artisti e di committenti spagnoli sono nel monastero di San Benedetto a Subiaco, nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, in quella di Santi Ambrogio e Carlo al Corso, di Santa Cecilia in Trastevere, di Santa Croce in Gerusalemme, che è una chiesa potentemente legata al mondo spagnolo. Sui palazzi poi abbiamo detto Palazzo Spagna, Palazzo Magistrale di Malta, il Pontificio Collegio Pio Latinoamericano, il Collegio Spagnolo di San José, il Pontificio Collegio Filippino e il Pontificio Collegio Seminario Messicano. Quindi il percorso è articolato e non lascia fuori nulla che abbia pertinenze di natura artistica o di committenti con la Spagna, al punto da allungarsi fino a un altro punto che è legato allo Stato Pontificio, quando esso si espande fuori di Roma e investe le Marche, l'Emilia, Ferrara, Bologna,
che è il collegio di San Clemente a Bologna. Il collegio degli spagnoli potrebbe essere a Roma, e forse la cosa più fastosa che vi è in tutta la città di Bologna, che è una città pontificia e che ha il suo monumento forse più rappresentativo proprio in un edificio degli spagnoli che viene qui ricordato da Rodriguez. Il libro, oltre a una serie di indicazioni, come dicevamo, esterne, di percorso, di collegamenti, di allargamento della nozione di patria spagnola in presenze di artisti, presenze di scultori, di committenti che consentono questo così vasto itinerario, è anche molto semplice nella parte didascalica, cioè può essere veramente, come indicava Emanuele, preso dal pellegrino che arrivi a Roma e nell'anno giubilare, che ancora corre fino alla fine di ottobre, voglia fare questo percorso e aveva bisogno non di un saggio o di teorie generali o di questioni relative agli studi che gli studiosi fanno in maniera molto rigorosa su alcuni singoli monumenti o edifici, ma invece manuale da portare con sé e fare quel percorso che a tutti suggerisco. E quindi, insieme alla premessa e al collegamento fra la Chiesa e la Spagna, vi sono anche delle schede semplici, senza pretese di interpretazioni particolarmente complesse, e con un corredo fotografico che ci incuriosisce e ci accompagna nel percorso, vedendo improvvisamente una bellissima fotografia della chiesa di San Carlo alle quattro fontane, che la fa sembrare una basilica enorme, mentre, come dicevo prima, è uno spazio poco più grande di una scatola. E così ancora il portico di Pietro la Cortona di Santa Maria della Pace e ogni altra immagine che in qualche modo serve a dare l'umile dimensione di una guida a questo itinerario, che soprattutto vuole nel suo titolo indicare che non è una guida feriale o una guida per tutte le stagioni, è una guida giubilare, che deve significare il senso profondo, spirituale e culturale del giubileo. Così come il giubileo del 2000, il giovane Rodriguez venne a fotografare, così diventato direttore dell'Istituto Cervantes, è venuto a raccontare quel viaggio, quell'emozione di se stesso più giovane, arrivato a una considerazione della vita legata all'importante compito che gli è stato attribuito, e gli ha sentito di restituire quello che ha avuto attraverso una serie di collegamenti, di reti, di percorsi che ognuno di noi potrà, credo, potendo acquistare questo libro, immagino che ci sarà un risvolto anche materiale, portare con sé per percorrere la città alla luce delle presenze spagnole e intercettando il nesso tra gli artisti italiani, i committenti e gli artisti spagnoli. Quindi io credo che sia un'occasione importante, anche perché mette in evidenza, proprio per il suo presupposto giubilare, una componente assai lontana e aliena dagli autori di libri, che è l'umiltà. C'è una profonda umiltà in Rodriguez, che è di mettersi al servizio del pellegrino essendo lo Stato. Non pensare di caricargli addosso dottrina, scienza, sapere, nozioni, dargli le cose essenziali perché gli faccia un percorso come se non avesse mai abbandonato la sua patria, restituendo al suo ambasciatore il principio di vivere in Italia come è vissuto e vive in Spagna, e sentendo quanto di Spagna c'è in questa Roma, che è una città universale, c'è anche parte di Germania, c'è anche parte di Francia, c'è la chiesa di San Luigi dei Francesi, che è oggi il santuario anche per i poveri martiri cristiani uccisi da quei deficienti che hanno fatto il penultimo attentato. Quando uno vede queste azioni di un Dio che vuole la morte, si chiede perché il cristianesimo non debba riniziare una profonda crociata non violenta per dire: noi siamo la religione dell'uomo, per l'uomo e per la vita. La religione della morte non è una religione, è un'assenza di religione, di fede e di verità. E allora, di fronte alla necessità di intendere l'anno giubilare, come ha voluto il Papa, come un allargamento e un compiacimento delle radici cristiane, io saluto nell'autore di questa guida un uomo umile, probo e cristiano. Bravo.